Oggi, 20 luglio, festeggiamo Sant'Apollinare di Ravenna, vescovo e martire del secondo secolo. Dire Sant'Apollinare in Italia è come dire Ravenna, e ci sono pochi altri santi che siano così strettamente ed anche splendidamente legati al nome di una città. Come sono poche le città che tanti onori abbiano tributato al loro patrono, con la fede e con le opere. A Ravenna sono dedicate a Sant'Apollinare due chiese, ma anticamente erano tre, tutte e due grandi, tutte e due celebri, tutte e due bellissime. Una sorge entro le mura della città ed è detta di Sant'Apollinare Nuovo. Sulle sue pareti corrono lunghe teorie di mirabili mosaici raffiguranti cortei di santi, di martiri, di vergini. L'altra, ancora più antica, sorge fuori di città, a classe, verso il mare, e la sua rotonda torre campanaria domina la pineta che si allarga, intricata e suggestiva, sul basso litorale. Classe, presso Ravenna, fu fondata da Augusto come porto militare romano. Il suo nome significa infatti flotta. Nei secoli dell'impero, Classe fu il porto più importante dell'Alto Adriatico ed aprì la città di Ravenna ai commerci e agli scambi, specialmente con l'Oriente. Anche Sant'Apollinare, primo vescovo di Ravenna, giunse all'Oriente secondo la leggenda, ma non era sbarcato a Classe. Era giunto a Roma, da Antiochia, al seguito dell'apostolo San Pietro. Proprio San Pietro mandò da Roma il suo discepolo a convertire i pagani d'Emilia. La dolce terra ravennate s'annunziava piana e serena, com'era senza asperità e senza scogli il litorale adriatico, basso e sabbioso, ma la natura del luogo non corrispondeva alla realtà delle anime. Sant'Apollinare, nella sua opera di evangelizzazione, incontrò presto le pietre nascoste dell'odio, dell'egoismo, dell'incredulità. Contro queste pietre aguzze si logorò la vita del santo vescovo. Nella basilica di Classe, il magnifico mosaico che adorna il catino dell'abside mostra Sant'Apollinare in figura adorante. Le braccia volte al cielo in posa quasi estatica. Ai lati si allineano 12 candide pecorelle divise da cespi di fiori, mentre il fondo ritrae file di alberi, aggraziati e curati come un giardino. Tanta serena compostezza non deve trarre in inganno. In realtà, la vita di Sant'Apollinare fu dura e combattuta. Infatti, anche senza essere morto violentemente, egli è sempre stato considerato martire. Martire di un lunghissimo supplizio, durato quanto il suo episcopato. Se non si pensasse ai ricchi frutti spirituali del suo apostolato, non solo a Ravenna, ma in tutta la pianura del Po, si potrebbe anche dire che dal punto di vista umano, Sant'Apollinare ha avuto più fortuna da morto che da vivo. Oltre alle due bellissime chiese ravennate, egli ebbe infatti in seguito chiese anche a Roma e in molte altre località. Il suo culto valicò le Alpi e si diffuse in Francia e in Germania, soprattutto in quella regione tra Francia e Germania chiamata Alsazia. Ma c'è di più. Dopo il V secolo, quando Ravenna divenne la splendida sede dell'imperatore d'Occidente, la più importante città d'Italia, alla rivalità politica risolta temporaneamente in favore di Ravenna, si aggiunse anche una rivalità religiosa con Roma,
Si volle cioè esaltare il primo vescovo di Ravenna, decoro della città adriatica, quasi per contrapporlo al suo maestro San Pietro, gloria della Chiesa di Roma. Anche le reliquie del santo non riposarono a lungo nella pace della basilica di Classe. Per timore delle incursioni saracene, vennero portate in città, nella chiesa che da allora prese il nome di Sant'Apollinare Nuovo. Ma da questa vennero riportate a Classe tra lunghissime discussioni e accese gelosie. Più tardi furono addirittura trafugate dai monaci camaldolesi e nascoste per breve tempo nella chiesa di San Romualdo. Queste vicende non devono sorprendere né tantomeno scandalizzare sulla dolce terra ravennate, germi di focosa passione si celano anche nelle espressioni di fede e nelle manifestazioni di pietà. La gelosia non nasce che dall'amore, e d'amore è sempre stato circondato a Ravenna Sant'Apollinare, primo vescovo della città e martire non di morte cruenta, ma di tormentata vita. Oggi festeggiamo anche San Liborio, vescovo e confessore del IV secolo, Sante Romola e Redenta, vergini del VI secolo, e tutti i santi del paradiso pregate per noi. Amen.